Arnaldo Mondonico, sindaco di Oliveto Lario. Stiamo chiudendo ormai questa ultima tratta della navigazione verso Bellagio. 120 anni di storia, dicevamo prima, che si chiudono, ma anche magari un insegnamento, perché anche dalle cose brutte bisogna trarre un insegnamento per il futuro. Allora, preciso che la iniziativa un po' simbolica e un po' teatrale di questa sera, che è stata voluta da me, volutamente per porre all'attenzione della popolazione e sensibilizzarla su questo problema, l'abbiamo fatta coincidere anche con il lancio simbolico dei crisantemi sui pontili di Mandello, Onno, Vassena e Limonta. Tengo a precisare che quando in Italia si parla di crisantemi si parla di funerale, si parla di fiore di morte, mentre invece nei paesi anglosassoni i crisantemi sono fiore di vita. Ecco, io li ho lanciati con questo spirito perché voglio pensare che la sospensione di questo servizio pubblico decretata dalla navigazione, sicuramente con dei motivi che per loro saranno validi perché hanno delle difficoltà economiche eccetera, non suffragate dalla limitatezza degli utenti, sia comunque una soppressione provvisoria, perché voglio pensare, anzi apprezzo, che il direttore della navigazione, oltre che aver mandato un suo rappresentante sul battello che è qui al nostro fianco, perché comunque un interlocutore ci ha telefonato e mi ha spiegato quelle che sono le ragioni. So che ieri si è incontrato con il presidente della provincia di Lecco, Brivio, non ho grandi speranze, però sicuramente voglio pensare che si inventi qualche cosa per cercare di rivitalizzare quello che è il servizio, rivitalizzare dopo molti anni, quello che è il servizio sul lago, sul ramo di Lecco. Io gli ho lanciato un'idea, l'idea è quella che, perché voglio caratterizzare questa mia dichiarazione solo su elementi di carattere positivi, visto che abbiamo visto che anche i tre abbonati sono giovani e se domani dovranno arrangiarsi ad andare a Mandello si arrangeranno e comunque non si arrenderanno certo di fronte a questa decisione. E l'idea che gli ho lanciato è questa: io ho sempre pensato, e coi politici a livello sovracomunale ne ho parlato da tanti anni, il sistema dei trasporti sul ramo di Lecco, sulla sponda occidentale, da Bellagio a Lecco, attualmente è garantito solo dal servizio pubblico delle linee Lecco. Quella strada, nonostante che negli ultimi anni la provincia di Lecco, dopo aver ereditato la strada che da statale è diventata provinciale, ha fatto dei grossi investimenti e li sta tuttora facendo sulla sicurezza e anche su altre cose, quindi è encomiabile l'attività della provincia. Però sta di fatto che negli ultimi anni, in nome del mercato, in nome di sviluppi edilizi non controllati, quella strada è percorsa non più solamente da una quantità enorme di auto e da pullman che fanno il loro servizio, ma anche da camion, da auto snodati, da auto articolati che sono inaccettabili. Io ho parlato con tre prefetti in questi 7 anni, ma non mi capivano. Ho cercato di dire che quegli auto snodati erano pericolosi, ma ripeto, non mi capivano. Può essere che sia stato io non sapermi spiegare, ma il mio messaggio è questo: non è accettabile che su quella strada, che quella strada sia percorsa da questi auto snodati. Non ci sono ragioni economiche che lo possano giustificare, perché rendono la strada insicura, rendono insicuro il trasferimento delle automobili, rendono insicuro il trasferimento dei ragazzi che vanno a scuola, e noi a Oliveto Lario ne sappiamo qualche cosa, su quella strada, sui pullman. La mia proposta è questa: la navigazione, la direzione si mette in contatto con la provincia, studino un qualche cosa anche a livello sperimentale per attivare un servizio di trasporto in aggiunta alla corriera che da Bellagio va verso Lecco attraverso un servizio rapido di aliscafo, con la scusa di sperimentare un trasporto scolastico per gli studenti delle medie superiori che da Bellagio, Limonta, Vassena e Onno si recano a Lecco. Io sono convinto, anche se i biglietti costeranno di più, perché sappiamo che i biglietti dell'aliscafo costano di più che quelli della corriera, che un certo numero di utenti ci potrà essere. Se riescono a fare questo, chiedendo magari anche delle sovvenzioni all'ente pubblico, perché si possono chiedere per farlo sperimentalmente per un anno. Facendo questo servizio penso che sia automatico poter istituire anche il collegamento su Mandello e quindi possa stare in piedi. Io quindi chiedo a tutti gli attori di questa vicenda un po' di fantasia, pur consapevoli di queste difficoltà. Ecco perché voglio sperare che in questi mesi questi simboli lanciati sul pontile possano essere da sprone non solamente nei confronti degli enti sovracomunali, anche nei confronti di quell'ente di cui io faccio parte, perché sono vicepresidente e quindi me ne assumo la responsabilità, che non ha molto brillato presenza su queste tematiche,
e voglio lanciare anche una proposta per quanto riguarda il ramo di Como, perché ci comportiamo sempre un po' compartimenti stagni. So che sono state soppresse da domani due corse ascendenti di Aliscafo, due corse discendenti, affinché si trovi una soluzione per il futuro. Il direttore ha telefonato, ci ha detto che cercheranno di fare qualche cosa per il prossimo orario primaverile che scatta il 6 di aprile. Sono consapevole delle difficoltà che hanno e finisco esprimendo ovviamente solidarietà ai lavoratori che da domani non hanno più servizio pubblico, e mi permetto di esprimere comprensione e solidarietà futura anche per i dipendenti della navigazione, che intanto ringrazio per il servizio che hanno sempre fatto finora, ma penso a loro con un po' di apprensione, perché non vorrei che questo inizio di tagli derivanti dalla finanziaria del 2006 si possano ripercuotere anche su limitazioni di occupazione per loro, insomma. Pierfranco Mastalli, ex assessore ai trasporti della provincia di Lecco, e qui davanti abbiamo il simbolico mazzo di crisantemi, a sottolineare la chiusura di un servizio più che centenario. Beh, io credo che questa è una giornata brutta e triste, chiamiamola così, però è anche un momento di presa di coscienza e anche di protesta per far capire alle autorità competenti, agli organismi vari, ai cittadini stessi, che non si può lasciare un ramo del lago di Como, quello che va verso Lecco, senza un servizio di battello. Oltretutto, questo dava una funzione di collegamento fra un paese come Oliveto Lario, che ha delle strade molto impervie, e la zona di Mandello. È pur vero che non ci sono più tanti che vanno a lavorare alla Guzzi, però è importante questo collegamento. Quindi credo che bisogna anche intervenire, se i costi sono alti, a eliminare i costi all'interno del servizio, quindi magari studiare tecnicamente invece di avere tre persone su un battello, ne avere solo due. E in più anche un contributo da parte degli uffici, i comuni o le province, per tenere in piedi quei minimi servizi, perché deve essere garantito il minimo di servizio. Quindi qui non siamo neanche al minimo, perché viene azzerato. Per cui credo oggi, io partecipo anche perché sono consigliere del Consorzio Lario Laghi Minori per il Demanio e Navigazione, ho già scritto anche al Presidente per affrontare questo problema, per anche magari un contributo dagli introiti che si fanno con i canoni demaniali per tenere in piedi questi servizi pubblici essenziali d'inverno per quanto riguarda i lavoratori, per l'estate per quanto riguarda i turisti. Quindi credo che è un problema veramente da affrontare con grande determinazione e coraggio, ma anche con razionalità, e quindi questa, diciamo, manifestazione, presa di coscienza, serva anche a risvegliare un po' chi deve svegliarsi. Siamo con Anna Corti, di Onno, di Oliveto Lario di Onno precisamente. Una vita sul lago come barcaiola, ma non solo. Hai voluto partecipare a quest'ultimo viaggio. Comunque, qualche ricordo sul battello ci avrai. Parlaci un attimo di qualche ricordo di queste esperienze sul lago, di vita sul lago. Sul battello? Sul battello e sulla barca. Sul lago senz'altro, sulle barche. Che io il battello non l'ho mai usato, era mio concorrente. Per cui c'è un pochino, come dire... No, adesso perché io non ho più la barca, non remo più perché sono vecchia. Oggi compi gli anni, auguri. Grazie, qualche giro, diciamo, in battello, quando è la stagione, l'avrei fatto volentieri. E poi ho tanti amici a Mandello, e anche i miei amici vengono a Onno, non c'è più il battello, cosa facciamo? Senti, raccontaci qualche episodio della tua vita fra Onno e Mandello con la barca. Chi è che hai trasportato, non so, una persona importante, un episodio curioso? Belli episodi erano durante la guerra, con tutti gli sfollati. Ho conosciuto tanta gente, tanti pezzi grossi, militari, aviazione, marinai. Si andava a portare i soldati che partivano per il fronte, per la guerra, andavano in Russia. I marinai, che qualcuno non è più tornato, gli alpini, i mitragliamenti, ho preso anche qualcuno di quelli. Poi si andava all'ospedale di Bellano con gli malati in barca. L'ospedale di Bellano viene proprio fino a riva al lago, poi col materasso si portavano
nella corsia o in sala operatoria dove dovevano andare. Poi durante la guerra trasportavo i partigiani, i fascisti, gli americani, gli inglesi, quelli che c'erano. E poi sono andata fino su a Dongo perché avevo gli amici di quella colonna che hanno preso Mussolini, e poi di quello non bisogna parlare tanto perché è sempre un mistero come quello della Santissima Trinità. Mussolini, partigiani e tutta la squadra. Comunque io tornerei a fare la barcaiola coi remi e navigare giorno e notte sul lago e fare tanti incontri anche con dei begli uomini. Vogliamo dire l'età o la teniamo segreta, Anna? Età, sono del 26, sono dell'età della regina Elisabetta d'Inghilterra, degli olimpionici di Mandello, olimpionici del 48 a Londra, e guardate poi voi, l'età c'è. Portata bene, complimenti, grazie Anna. Prego, ingegnere.